bentornate sul canale. Allora, sono felice di registrarvi questo video perché innanzitutto perché sta facendo ovviamente un caldo assurdo, quindi è difficile registrare in questa camera, appunto dove ci trucchiamo, perché fa veramente caldissimo. Quindi non vedo l'ora che mettiamo il condizionatore di modo da poter registrare quando vogliamo, anche in pieno agosto, anche se ci sono 40 gradi fuori. Quindi vi chiedo scusa se ci sono rumori, ma ho dovuto aprire due finestre, una di fronte e una al lato, di modo da far circolare un po' d'aria, quindi sentirete rumori della strada eccetera, vi chiedo scusa. E poi un altro motivo per il quale sono contenta è perché vi propongo un make up che è quello che ho indossato domenica scorsa per un evento, era una comunione, e ho indossato questo trucco e l'ho postato sulla pagina, e intanto avete apprezzato questo make up perché mi avete messo mi piace, quindi vi ringrazio tantissimo per il supporto. E poi una ragazza in particolare mi ha chiesto di realizzare un tutorial su quel trucco, quindi sono felicissima di accontentarla. Allora, andiamo subito e comincio con lo stendere una base per gli occhi, che può essere un fondotinta, può essere, come vi dico sempre, un correttore, può essere qualsiasi cosa che non sia troppo pastoso oppure troppo leggero che svanisce in un secondo, e l'importante è che poi lo fissiate con un velo di cipria. Io in questo caso, come sempre da un po' tempo a questa parte, utilizzo la mia base occhi uniformante di Puro Bio, che mi piace, mi trovo bene, è leggera e insomma la utilizzo volentieri. Vado a prendere quindi un po' di prodotto e lo metto sulla palpebra, su tutta la palpebra, lo stendo un po' tamponando, un po' tirandolo, insomma coprendo tutto l'occhio, la palpebra mobile e fissa. Ok, fatto questo, ora mi avvicino un po' con la telecamera così vediamo da più vicino il make-up. Vado adesso a correggere l'occhiaia e i lati del naso, come sapete lo faccio sempre, è uno step molto importante perché quella è l'occhiaia più, diciamo, evidente che ho. Vado a prendere quindi un pennellino piccolino da precisione e poi vado come sempre con un po' di correttore aranciato e un po' di correttore beige, lo vado a coprire e a neutralizzare. Questo aranciato è della Bobbi Brown nel colore Dark Peach, e poi il correttore che utilizzo successivamente è l'Anti-Cerne di Avril nella colorazione Doré, che è questo qui più beige appunto. Vi devo dire che il giorno in cui mi sono truccata, ma questo mi capita quasi sempre quando ho un evento, diciamo, non avevo in mente un make-up, ma siccome so che il mood che scelgo è quello molto naturale, soft, non me lo preparo tra virgolette prima, non ci penso più tanto perché poi vado a mano libera, perché comunque devo dire che io in generale ho una mano molto delicata, qualsiasi make-up realizzi non faccio mai cose molto strong, anche se utilizzo un colore strong ho la mano molto delicata, quindi alla fine viene sempre una cosa abbastanza soft. Quindi ecco, vado dove mi porta il cuore, uso appunto colori neutri e mi esce fuori, anche se magari sono poi tutti diversi ogni volta, sono trucchi molto molto naturali e portabilissimi. Ragazze, ve l'ho detto, i rumori, ma purtroppo è il compromesso che devo accettare per avere meno caldo, cioè quando non tira vento fa caldo lo stesso, però quando almeno fa qualche folata, ve l'ho detto, spero che monteremo il condizionatore quanto prima in questa stanza perché veramente non si può proprio stare, che proprio a fianco alla mia cameretta dove batte il sole tutto il giorno, veramente non si può proprio stare. Allora, fatto questo, uno step fondamentale che vi dicevo è quello di leggermente incipriare, fissare, opacizzare il prodotto che applichiamo sulla palpebra per lavorare bene gli ombretti, per sfumarli perfettamente. Vado ad utilizzare la mia cipria di Essence, la Ola Bout Matte, questa qui bianca, e buonissima perché ne serve poco, opacizza bene, veramente mi piace tanto e non dà un effetto bianco alla palpebra, comunque quando la utilizziamo sul viso, l'ho usata durante tutto l'inverno, mi piace molto. Allora, ora cerco per un attimo di ricordarmi precisamente cosa ho fatto quel giorno. Sicuramente Narciso, che è questo fantastico colore di Nabla, che è bellissimo perché è un marrone delicatissimo con, diciamo, una tonalità rosata, un marrone rosato delicato che è perfetto per questi look soft. Vado a prendere il 217 di MAC con pennello da sfumatura e lo vado a sfumare nella piega dell'occhio. Vedete, sono partita subito con una sfumatura soft e non ho non ho fatto nulla di circoscritto, di precisione, diciamo, ma parto già con una sfumatura.
Dopodiché vado ad intensificare un po' questa sfumatura molto delicata con un colore un po' leggermente più intenso, che è Wild Side, che è un altro colore must have che praticamente utilizzo quasi sempre per qualsiasi trucco, soprattutto per quelli nude. Sempre con lo stesso pennello vado un po' a caricare questa sfumatura. Ok, fatto questo vado a prendere il mio solito pennello piatto, questo qui da precisione, e prendo un po' di Wild Side mescolato a Narciso e vado nella rima inferiore. Faccio questa riga che mi avvolge lo sguardo. Adesso ragazze vado a prendere un pennello d'eyeliner e io ne utilizzo uno di MAC con cui mi trovo benissimo perché è molto preciso, le setole sono compatte, sottili. È questo qui ed è 263 appunto di MAC. Io in questo caso utilizzo questo marrone intenso matte, sempre questo qui, che è Camelot di Nabla, sempre. Quindi vado a prendere questo colore e vado a fare una riga di eyeliner infracigliare, appunto andando proprio attaccata alle ciglia per intensificare la rima. Ok, dopo aver piegato bene le ciglia, quindi adesso ho un'altra visuale perché appunto non mi vanno verso il basso, posso andare leggermente, seguendo appunto l'andatura delle ciglia verso l'alto, andare a portare anche un po' di marroncino sfumato in modo eyeliner. Vado a prendere un pennello, sempre di sfumatura, posso usarne uno nuovo, posso usare sempre quello precedente, io utilizzo sempre quello di prima, che è il 217, e vado a lavorare ancora un po' la sfumatura che ho realizzato finora nella piega, la vado a rendere un po' più rosata aggiungendo un po' di Circle di Nabla, che è questo colore qui, che è appunto un rosa malva, sempre matte. Tutti questi colori che ho usato finora sono tutti matte. Vado a prenderlo e vado ancora a dare ancora più tridimensionalità, appunto perché ho usato tre colori diversi all'interno della piega, quindi aggiungo anche un po' di questo rosa. Adesso ragazze prendo il pennello di prima, questo piccolino da precisione ma sempre da sfumatura, che è il 231 di Zoeva, e prendo proprio sfiorandolo leggermente il marrone opaco di Nabla, sempre, beh, ho usato finora tutti Nabla, e questo qui prendendolo proprio sfiorandolo e lo vado ad applicare pochissimo nell'angolo esterno per definirlo leggermente. Dopo averlo applicato vado a sfumarlo con un pennello più ampio, più morbido, per renderlo proprio leggerissimo. Adesso ragazze procedo con la correzione della palpebra inferiore e vado con un po' di Bella Sveglia di Neve, che è molto leggero e idratante, e poi l'Under Eye Concealer 1.0 di Nabla. Vado quindi anche un po' a correggere qui, vedete dove l'ombretto si è sfumato troppo. Vedete, io lascio sempre questo step alla fine, questo della correzione dell'occhiaia, insomma della palpebra inferiore, perché vado poi, scusatemi, un po' di raffreddore, un po' di mal di gola, e vado un po' quindi a pulire, vedete il trucco, perché comunque vado magari a volte con l'ombretto, va a finire un po' troppo sotto, si sporca un po' la palpebra inferiore, così vado anche a pulire bene. Ok. E poi rivado leggermente dove sono andata prima con un po' di Wild Side, solo qui a definire un po' meglio questa sfumatura. Ragazzi, dopo aver applicato il mascara vado adesso a riempire un po' le sopracciglia e oggi utilizzo una dei miei ultimi acquisti, che è la Manga Brows di Neve. Ho deciso di acquistarla perché io... ne ho una, vabbè, di NARS, che è piccolissima, mi sta finendo. Poi ho quella di Nabla, che è la Brow Divine, la colorazione Neptune, che adoro, solo che è molto sottile, comunque sarà piccolissima, cioè mi finirebbe in un secondo se la usassi tutti i giorni, quindi volevo proprio una matita, proprio, capito, da temperare, e quindi ho preso questa qui. Vedremo, mi sembra che sia abbastanza, cioè mi trovo bene, però non ho grosse esigenze, ho bisogno solo leggermente di riempire, quindi mi va bene. Quindi vado un po' leggermente a riempire. L'unica cosa, se devo trovare un difetto, forse perché ovviamente ora fa anche caldo, leggermente morbida, è leggermente morbida.
Allora, adesso ragazzi vado a prendere un color panna per andare a colorare l'arcata sopraccigliare. Prendo questo color burro opaco da questa palettina che è della NMA. La prendo con un pennello morbido del genere, la lingua di gatto ma comunque morbido. Diciamo che per me è uno degli step fondamentali questo, che veramente dà una sfumatura poi perfetta, vedete che va a sfumarsi perfettamente, perché magari a volte possiamo rischiare di avere uno stacco troppo netto, un trucco che non si è sfumato bene, invece così con questo colore chiaro si sfuma benissimo. Ok ragazze, sono andata avanti anche con l'altro occhio, adesso step importantissimo, parte dell'illuminante, che riguarda appunto l'illuminazione di alcuni punti. Ho utilizzato Christine Linabla, un po' in polvere diciamo, anche se sembra quasi in crema per quanto è setoso e cremoso, comunque perché poi l'hanno fatto, come saprete, in crema appunto proprio. Comunque vado a prendere quindi Christine e con un pennello del genere a lingua di gatto, non so se riuscite a vederlo, eccolo qui, vado appunto a prelevarlo, vado ad applicare all'angolo interno dell'occhio per illuminarlo ben bene. La stessa cosa con lo stesso pennellino, la faccio leggermente solo nel punto più alto dell'arcata. Ora ragazze tocca alla base viso e prima di applicare il fondotinta, la BB cream, quello che abbiamo scelto per il viso, ho deciso di applicare la nebbia fissante spray protettivo per il make up di Neve Cosmetics, che è questo qui. Lo shakerò prima di utilizzarlo. Questo può essere utilizzato come fissativo trucco, come base trucco e come applicazione liquida di make up, quindi come vi ho mostrato a volte per degli ombretti, per renderli più pigmentati eccetera. Non l'ho mai utilizzato come base in realtà, anche il giorno dell'evento non ci ho pensato, per certo lo utilizzerò, non utilizzo mai un primer, una base, quindi lo farò. Chiudo gli occhi bene, me la spruzzo un po' in faccia e poi procedo. È anche bella rinfrescante, vi dirò, bellissima sensazione. Un po' di sublime fondotinta perché comunque mi dà una buona coprenza, il colore è perfetto per il mio incarnato, io lo utilizzo nel numero 02, insomma mi piace tanto comunque, applicato però con la spugnetta, lo adoro. E poi ci ho messo un po', sempre le mie solite pozioni magiche, ci ho messo un po' di le fondotinta di Avril, che mi è quasi finito, che è molto leggero, invece più appunto cremoso, più leggero. Vado quindi a prendere la mia spugnetta inumidita come sempre, non la utilizzo mai secca perché appunto se non è proprio una cosa velocissima che io la utilizzo secca, ma la utilizzo sempre inumidita, è fantastica. E vado a correggere le piccole imperfezioni con una matita correttore, con un po' di correttore, un pennellino. Io utilizzo questa matita che sto utilizzando, devo dire, da un sacco di tempo, perché da quando mi sono ricordata di averla la sto utilizzando sempre e mi dura davvero tanto. Ed è una penna correttore SOS Brufole Imperfezioni, che comprai da Bottega Verde. Sì, Bottega Verde, comunque qualsiasi penna correttore, vedete, vado sulle imperfezioni un po' più visibili, lati del naso. Utilizzo un pennello morbidissimo, io utilizzo questo qui che è molto simile a quello che utilizzo per il correttore. Questo qui è ancora più ampio, quindi ancora più leggermente mi sfuma il tutto. Mi piace molto. Per non utilizzare quello, perché prima utilizzavo quello, questo è ancora più grossolanamente, mi sfuma il tutto, cioè non mi dà la chiazza, però appunto mi permette di sfumarlo. Fatto questo, ora tocca alla cipria e utilizzo la cipria che abbiamo mostrato prima, che è la Essence Hula Bot Matte. Dopodiché vado con un pennello abbastanza morbido e flessibile soprattutto, perché mi darà una stesura della terra in maniera veramente leggerissima. Una cosa leggerissima, quasi impercettibile. E mi piace ancora di più adesso mettere la terra, perché prima utilizzavo questo pennello qui che è più compatto, un po', essendo angolato è un po' più preciso, più per un contouring un po' più preciso, invece questo che è bello, morbidissimo, adoro stenderlo con questo. Quindi a volte ecco perché dobbiamo provare diversi pennelli, perché magari ne troviamo qualcuno che ci sembra perfetto e magari prima non ci avremmo mai pensato. Andiamo avanti e adesso vado ad applicare il blush, questo qui di Essence, che è Silky Touch, e lo applico con questo pennello qui, che pure è molto morbido ed ergonomico.
ottenere una sfumatura molto delicata come piace a me. Tocca l'illuminante, si chiama Translucent Mineral Powder Perfect Silky, è bellissima, è una polvere appunto illuminante che adoro e ogni tanto mi dimentico di averle, le cose che non tengo proprio nel beauty di tutti i giorni, ma è veramente bellissima. Adesso la applichiamo insieme con il 134 di Zoeva, questo pennello morbido. La vado a prelevare un po' così, batto un po' l'eccesso e poi, mamma mia ragazzi, è bellissima. Spero che riusciate a vedere la luminosità, spero che con questa luce si veda, mi piace tantissimo. Comunque poi l'ultimo tocco di illuminante lo do anche con la matita pastello, che uso una delle più belle secondo me, che è Gioia, questa matita stupenda, luminosissima. Adesso ve la faccio vedere sulla mano, spero riusciate a vederla quanto è luminosa e bella, veramente bellissima. E la vado ad applicare proprio un altro po' nell'angolo interno proprio. Mi dà questo effetto bagnato stupendo, infatti l'ha comprata anche mia sorella nella versione nuova perché le è piaciuta tanto. Spero di essere riuscita a farvela vedere la matita, guardate che effetto luminoso, bellissimo. Comunque adesso ragazzi ho deciso, il giorno che ho fatto questo make up ho applicato sulle labbra uno dei miei colori preferiti che adoro davvero, mi piace tantissimo e ve lo straconsiglio perché secondo me sta bene a tantissimi tipi di carnagioni, di colori diversi, è Ombre Rose di Nabla, è questo rosa meraviglioso, magari metto una fotina qui o qui, è un rosa stupendo, davvero perfetto, su di me mi piace tantissimo e ve l'ho detto, secondo me è bello sulle bionde, sulle more, mi piace troppo e quindi appunto l'ho scelto quel giorno perché è bellissimo da indossare di giorno, veramente mi piace tantissimo. Però oggi, per non riproporvi proprio un make up identico, ho deciso di utilizzare un grande amore, perché già lo amo senza ancora mai averlo applicato, mi piace tantissimo. Adesso quindi andiamo a fare l'applicazione insieme e mi piace anche perché comunque adesso non sto andando a una cerimonia o cosa, comunque sarò poi truccata anche per stasera, per dare un po' un twist a questo make up molto molto etereo e molto leggero. Quindi andiamo ad applicare insieme, ora faccio totale silenzio perché devo essere precisissima, quindi andiamo ad applicarlo. Allora ecco qua, ho finito di applicare Grande Amore, che veramente un grande amore stupendo, questo ormai è fantastico per questo rossetto, ed è, spero di averlo applicato bene, è stupendo. Una cosa che ci tengo a dirvi, vi dico, se siete delle ragazze che hanno le labbra asimmetriche, se volete leggermente fuoriuscire perché magari avete una parte troppo spiovente, volete leggermente diciamo ridimensionare un po' i bordi superiori, questo rossetto, queste tinte dovete assolutamente provarle, perché vi giuro che con nessun'altra cosa io riesco ad ottenere questo effetto di labbra rifatte praticamente, perché comunque si vede, comunque la texture magari si perde, veramente non riesco assolutamente, anche con i bordi che non vengono perfetti, invece così sembra che siano veramente le mie labbra, anche se sbordo leggermente, tipo ora ho sbagliato, quindi ho sbordato, se l'avessi fatto con qualche altra cosa avrei fatto un pasticcio, invece con questa tinta veramente top per me, ve l'ho detto, provatele perché io l'ho adorata la mia tinta Roses, e adoro già questa perché la trovo stupenda, un colore poi meraviglioso, vabbè, quindi ci tenevo a dirvi questa cosa. Il risultato mi piace tantissimo perché comunque il look è naturalissimo, ma comunque la tinta è molto intensa, molto forte, molto bella. Adesso vado un attimo a sistemarmi i capelli e metto qualcos'altro per darvi un'apparenza diversa, non con pigiama e con la fascia, e concludiamo il video. Io spero di esservi stata utile, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, non vi dimenticate, e se non siete ancora iscritti al canale, cosa state aspettando? Correte e iscrivetevi immediatamente perché vi vedo. A parte gli scherzi, grazie per aver guardato il video e seguiteci su tutti i social che trovate alla fine appunto di questo video. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima.